Cosa stanno a significare le diciture al fianco delle carte sui siti web che indicano in che condizioni versano? A quale stato corrisponde ogni termine? E come sarà possibile stabilire nel modo più accurato possibile a quale categoria appartiene un singolo elemento della vostra collezione? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Acquistando carte sui siti di riferimento, Car Trader, Car Market, eccetera, ho sempre notato che al fianco di ogni articolo una terminologia specifica ne andava ad indicare lo stato di conservazione. Non sapendo tempo fa a cosa stessi andando incontro, a dire il vero neanche mi ero accorto della presenza di tale concetto, mi sono ritrovato a spendere pochi soldi, contento dell'acquisto, ma meno felice una volta che la carta è arrivata a destinazione, ricevendo letteralmente delle cose che avevano solo l'apparenza di quel che idealmente credevo di ricevere una volta completato l'acquisto. Con il passare del tempo, quindi, ed affinando anche le mie conoscenze in merito, ho iniziato a dare molto peso alla cosa, comprendendo ben presto che quegli acronimi con sfondi a tinte diverse, dal turchese al rosso, si trovavano lì non per puro caso, ma per uno scopo ben preciso. Tutto quello che si dirà fra poco apparterrà ad una valutazione preliminare, ovvero cercare di comprendere attraverso lo sguardo a quale categoria la carta apparterrà. Vedremo quale sarà la seconda valutazione più avanti nel video. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le varie terminologie da prendere seriamente in considerazione, dalla più bassa alla più alta in termini di stima, quando si dovrà valutare la condizione di una carta appartenente ad un TCG di vostro interesse in caso di compravendita. Andiamo a dargli un'occhiata. Poor. Una carta che versa in queste condizioni ha dei danni che non possono essere derivati dall'uso regolare della carta stessa. Un elemento in condizioni poor è letteralmente distrutto o è stato manomesso in modo tale da alienare il suo valore quasi completamente. Bordi macchiati da inchiostro, scarabocchi vari, eccetera. Ed ovviamente sarà illegale utilizzarlo in tornei organizzati. Anche gli americani, secondo la loro nomenclatura, adoperano la definizione poor per indicare carte che versano nelle stesse condizioni di usura. Played. Una carta che si trova sotto questa categoria si colloca nel limbo tra l'essere vietata in eventi organizzati e regolare per l'utilizzo senza problematiche in un deck partecipante ad un torneo. E sarà proprio perché la carta Played apparirà effettivamente in pessimo stato che non sarà certo che essa potrà essere utilizzata legalmente in un torneo, anche se inserita in delle bustine protettive. Comunque ci sarà da dire che, a differenza delle Poor, la carta non presenterà alcuna traccia di manomissione, bordi macchiati da inchiostro, scarabocchi vari sulla superficie o il dorso, eccetera. Per gli americani, la nomenclatura dedicata a questa tipologia di carte sarà Heavily Played o Good.
Light Played. L'aspetto di questo genere di carta è quello di un elemento che è stato utilizzato senza bustine protettive per un periodo prolungato. Per farvi un esempio, i veterani che hanno visto arrivare i grandi tre in Italia in tenera età hanno inevitabilmente avuto tra le mani delle Light Played. Una carta appartenente a questa classe potrà essere legalmente giocata in un qualsiasi torneo, non presentando inoltre manomissioni di alcun genere. L'equivalente americano per descrivere a livello di condizioni questa tipologia di carte sarà Played, o anche in questo caso Good. Quindi, oltre oceano, non faranno molte distinzioni tra le Light Played e le Played, collocandole addirittura nella stessa categoria. Good. Una carta che apparirà in questo modo è come se fosse stata utilizzata senza bustina protettiva per l'intera durata di alcuni tornei. Le carte in condizioni good usualmente avranno segni evidenti su tutta la carta, come bordi e angoli che riporteranno macchie bianche dovute all'usura, la superficie con graffi e della sporcizia accumulata su entrambe le facce. I danni presenti su questa carta deriveranno unicamente da un regolare uso a scopo di gioco senza l'utilizzo di accessori protettivi. Sarà da notare comunque che una carta good, a forza di essere utilizzata senza bustine, potrà passare da questa categoria di manutenzione a classi peggiori, invalidando la sua presenza nel vostro mazzo in tornei organizzati. L'equivalente americano di good sarà di solito moderately played o very good, anche se per quest'ultima terminologia ci andrei con i piedi di piombo, richiedendo foto dell'articolo che sarete intenzionati ad acquistare. Excellent. Una carta avrà tali sembianze come se fosse stata utilizzata per alcune partite senza l'utilizzo di bustine protettive. Un Excellent avrà sì del danno chiaramente visibile, come un paio di macchiette bianche sugli angoli o intorno ai bordi, ma di entità minore rispetto alle categorie precedenti. In più la superficie potrà presentare dei piccoli graffietti, visibili solamente attraverso un'ispezione più ravvicinata. A tal proposito, la carta non potrà essere valutata come Excellent se i graffi saranno visibili al primo sguardo. L'equivalente in nomenclatura americana normalmente sarà Slightly Played o Lightly Played, da non confondere con il termine Light Played utilizzato in Europa. Near Mint. Questa carta sembra che sia stata sempre giocata in combinazione con bustine protettive, quindi generalmente non ha segni di usura su di essa, a parte qualche piccolo difetto presente sulla superficie, frontale o dorsale che sia, visibile ad un occhio molto attento. Questi difetti potranno essere presenti sul bordo e l'aspetto della carta, come ad esempio puntini bianchi sparsi qui e là, che dovranno necessariamente però rispondere a due fattori determinanti: essere ovviamente pochi e soprattutto molto piccoli. Quando la carta sarà analizzata alla luce diurna, la superficie dovrà essere pulita. Potrà avere inoltre qualche piccola macchia, ma non saranno ammessi graffi di alcun genere tipo per una carta NM. Di solito nella nomenclatura americana, Near Mint è associato alla dicitura Mint. Praticamente si equivalgono come condizione, a tal punto che di solito sui siti di matrice statunitense troverete la tipologia NM, M o MT accanto ad una carta. Mint. Una carta appartenente a questa condizione è a dir poco perfetta, niente da aggiungere. Questo vorrà dire che la parte frontale, dorsale e i bordi saranno in condizioni perfette, non ci saranno graffi e a livello di pulizia risulterà immacolata. Attenzione però, se una carta è stata firmata dal suo disegnatore o presenterà scritte del genere, non potrà essere valutata come mint in nessun caso, anche se apparirà come tale. Nel caso di carte di recente pubblicazione, di solito sia la gradazione mint che near mint conferiranno a tali elementi un valore pressoché simile, avendo comunque uno standard di valutazione futura molto più alto.
D'altra parte, carte di pubblicazioni risalenti al 93, per esempio, potranno valere un patrimonio se sono state analizzate e bollate realmente come mint. Di conseguenza, quindi, se parliamo di mint, si intenderà un grado di valutazione che andrà ad interessare principalmente la categoria dei collezionisti. Per gli americani, il valore rispettivo a carte di questo genere, sia in caso di collezione che acquistate a scopo di gioco, semplicemente sarà ok. Passiamo ora, dopo aver analizzato le varie categorie di valutazione preliminare, alla seconda tipologia, che fornirà un prezzo preciso ed incontestabile alle carte che intenderete acquistare o vendere. Valutazione definitiva. Questa valutazione sarà la più precisa e rigorosa e potrà essere effettuata solo da enti certificati come ad esempio PSA, acronimo che sta per Professional Sports Authenticator, Beckett ed il nostrano GRAD, e rappresenterà una valutazione che analizzerà tutti gli aspetti della carta senza tralasciare il minimo dettaglio. In più potrà addirittura dare per certo un incremento di valore della carta sul mercato, dato che la gradazione, questo è il nome che si utilizza in gergo tecnico, gli conferirà un prezzo praticamente indiscusso, riducendo essenzialmente a zero il rischio di acquistare un articolo che presenterà dei difetti invisibili da vedere ad occhio nudo attraverso una foto. Per maggiori informazioni al riguardo, in descrizione vi lascerò gli articoli dei Brothers Broker di Pokémon Finance e di Car Trader, dai quali questo contenuto ha preso spunto e si è servito delle immagini di repertorio presenti sulle pagine web. Di sicuro il concetto della valutazione di una condizione per quanto riguarda una carta da gioco dovrà essere una nozione che prima farete vostra meglio sarà, dato che da ciò deriverà il fatto di aver concluso un buon acquisto o meno. In fatto di vendita sarà lo stesso, visto ed assodato che meglio riuscirete a valutare una carta in vostro possesso assegnandogli un prezzo congruo e più guadagnerete valore voi stessi come venditori agli occhi della community di riferimento. E voi eravate già a conoscenza delle varie nomenclature trattate in questo contenuto? E se sì, quando le avete scoperte? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.